Ve li presentiamo questi due ragazzi che sono arrivati tutti di corsa, tutti belli sprint, per registrare il loro video, il loro ricordo di questa serata, domenica italiana del convento, l'happy hour, che ormai è giunto quasi alla conclusione, tarda serata, inizio della notte, ma noi siamo ancora qui carichi e abbiamo, come detto, questi due ragazzi che, come dire, rispettando le loro origini, possiamo definire guaglioni. Guaglioni e picciotti. Benissimo. Allora, prima di, come dire, addentrarci nel vostro mondo, direi di conoscervi, i vostri nomi, da dove venite e, giustificando, guaglioni e picciotti, da dove, di dove siete originari. Prego, guaglione. Vai, primo il guaglione. Allora, io abito a Desenzano. Come ti chiami? Fabio, okay. Piacere. Quanti anni hai? Anni 23. E anzi, guarda, facciamo una cosa, ripartiamo così, che mi è piaciuta quella cosa qui. Tu intervisti lui e lui intervista lui. Oh. Vai. Ok, dai. Buonasera, ragazzo, come ti chiami? Fabio, da Desenzano del Garda. E cosa fai nella vita? Nella vita, l'ausiliario del traffico. Bene. Multe a manetta. Vai solo. Vai con solo. Stai tranquillo ogni tanto. Sii buono. Non esagerare. No, no, mai. Non sia mai. Bravo, bravo. Rischi la vita. È bravo il guaglione. E niente, originario di Caserta, provincia. Dopodiché mi piace cantare. Oh, bene. Sei nel posto giusto. Tocca a te, vai, tocca a te. E tu? Allora, picciotto, mi dica lei. Dunque, io sono un picciottino, mi chiamo Simone, ho 22 anni, vengo dalla Sicilia e sono qui a Desenzano per lavoro. Cosa fai? Cosa fai? Dai, canto, svela. Nella vita canto. Canto. Magari. Lavoro. Canti, magari. No, cosa fai? Professione. No, faccio l'OS. Sarebbe un aiuto infermiere. Dai. Ah, OS? OSS. Doppia, che sigla è? Cioè, operatore sociosanitario. Ah, sociosanitario, ok, va bene. Sì. Siamo qui, abbiamo un ausiliario del traffico e un operatore sociosanitario. Lavoro opposto. Sì, insomma, c'hai la paletta, c'è lo stetoscopio. Comunque qualcosa, qualche oggettino da utilizzare, ce l'avete. Allora, ma non abbiamo passo. Detto che hanno tanta voglia di cantare, allora ragazzi direi di non indugiare oltre. Sa. Canzone un po' particolare la vostra, perché è un duetto misto uomo-donna. Ma questa sera... No, tranquillo. Ah sì, si sente? Ma questa sera voi farete entrambe le parti. Parliamo di ostacoli del cuore, Luciano Ligabue e Lisa. Per voi, guaglioni e picciotti. Siamo in ritardo, non c'è. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore, che si attacca volentieri fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia a tenere coccolati i pensieri più segreti e trovarli già svelati. A parlare ero io, sono io che li ho prestati. Quante cose che non sai, tante cose che non puoi sapere, tante cose da portare nel viaggio insieme. C'è un principio di allegria fra gli ostacoli del cuore che mi voglio meritare anche mentre guardo il mare, mentre lascio naufragare un ridicolo pensiero. Quante cose che non sai,
cose che non puoi sapere, quante cose da portare per viaggio insieme, quante cose che non sai dire, quante cose che non puoi cose da buttare nel viaggio insieme. Un principio di energia che mi spinge ad ondolare fra il mio dire e il mio fare, e sentire far rumore, fa rumore camminare fra gli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai dire, quante cose che non puoi sapere, quante cose da volare nel viaggio insieme. Cose che non sai dire, quante cose che non puoi sapere, quante cose da buttare nel viaggio insieme. E allora li abbiamo qui insieme, come hanno appena cantato i nostri guaglioni e picciotti. Sì, brava, bravo il mio caro Simone. Simone e Fabio, senz'altro con furore. Un bel saluto a voi e alle vostre terre bellissime del sud. Alla prossima. Un saluto a tutti, un bacione alla Sicilia e alla Campania.